Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skilled e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Oggi Black Zero spiegherà la sua decklist del deck Chaos Max su Dueling Nexus e farà anche qualche duello online contro dei deck. Ciao a tutti, allora questa è la decklist del Chaos Max, non è quello che uso io perché non ho tutte le carte, questa qua è la versione definitiva e durante la spiegazione vi dirò le carte che non ho e come le ho sostituite. Allora iniziamo con Dracos Massimo Occhi Blu, ovviamente 3 copie, mostro principale del mazzo, 4000 d'attacco, 0 di difesa. È molto potente perché non può essere scelto come bersaglio distrutto dagli effetti delle carte e quando attacca un mostro in posizione di difesa fa danno perforante doppio. Il vostro avversario può distruggerlo veramente in pochi modi, o in battaglia, ma è dura avendo un mostro 4000 d'attacco, oppure magari girandolo in difesa o la maggior parte delle volte cercando di annullare la sua evocazione. Molto forte con la combo con scambia creature, mi sembra che sì, serve per... però la vediamo dopo, esatto, per fare l'OTK one tour kill. Poi Drago Chaos Occhi Blu lo gioco solo in una copia perché la maggior parte delle volte che ho usato il mazzo l'ho usato in questo numero, a volte non l'ho proprio utilizzato. Poi comunque è una carta abbastanza costosa, possiamo dire costa sui 15 euro, non è essenziale. Se volete potete giocare 3 Chaos Massimo, io comunque l'ho messo, nella realtà me la sono proxata. Questa carta qua ha lo stesso effetto di Drago Chaos Massimo per la prima parte, ovvero non può essere scelta come bersaglio distrutta degli effetti delle carte, e se la evocate ovviamente tramite rituale utilizzando Drago Bianco Occhi Blu, quando attacca potete cambiare la posizione di quanti mostri dell'avversario possibile, quindi gli girate tutti in difesa oppure se qualcuno è in difesa in attacco, e cambiate il loro attacco e la loro difesa a zero per sempre, cioè finché restano sul terreno, e quando attivate questo effetto fa danno perforante. Quindi anche questa carta è molto forte. Se avete Drago Chaos Occhi Blu, Drago Chaos Massimo, attaccate con Drago Chaos Occhi Blu, girate tutti in difesa, lui fa 3000 perché è perforante, attacchi con lui 8000. Anche se in realtà lui riesce sempre a evocare più in fretta quello da 4000, anche perché in realtà si potrebbero evocare nello stesso modo, però comunque si riescono a evocare perché di solito Drago Chaos Massimo fa più danno, quindi la maggior parte delle volte utilizzo lui perché in realtà si evocano nello stesso modo. 3 copie Drago Bianco Occhi Blu non lo evoco quasi mai, lo uso soltanto per l'evocazione rituale, serve soltanto a questo. Iniziamo col reparto dei mostri incantesimo, sono molto utili nei deck con i mostri rituale. Iniziamo con Incantesimo Melma Calice. Questa carta è un mostro rituale, non lo evoco quasi mai, uso soprattutto il suo effetto che dice di rivelarlo, scarti una carta ed evochi dal deck un mostro incantesimo, quindi uno di tutti questi. Da notare che hanno 0 di difesa e poi vi spiegherà la combo. Però se non evocate un mostro rituale in quel turno perdete 2500 life points. Però non vi preoccupate che è un prezzo che si può pagare, perché intanto la maggior parte non lo pagherete quasi mai. Quindi lo rivelate, scartate una carta, evocate un incantesimo da deck. Uso soprattutto questo effetto. L'altro dice che se sul terreno potete mandare un mostro incantesimo dalla mano o dal terreno al cimitero, scegliete come bersaglio un mostro che controlla l'avversario e lo distruggete. Però non lo evoco quasi mai. 2 copie di Incantesimo Candle Bambola. Effetto: potete rivelare una carta magia rituale nella vostra mano, lo evocate specialmente. Volte evocare lui, evocate specialmente un mostro incantesimo dal deck. E invece, secondo effetto, se viene evocato specialmente dal deck, vi aggiungete una magia rituale dal deck alla mano. Lui va in combo con Talismandra, che praticamente è il suo opposto, ovvero rivelate un mostro rituale, evocate specialmente lei e un altro mostro incantesimo, e se viene evocata specialmente dal deck, vi aggiungete un mostro rituale dal deck alla mano. Quindi la combo è, ad esempio, avete Drago Chaos Massimo Occhi Blu in mano e non avete la magia rituale, e avete lei in mano, rivelate Drago Chaos Massimo, le evocate specialmente
Candle Bambola. Dal deck vi aggiungete la magia rituale evocate Drago Caos Massimo. Poi loro possono essere anche evocati e offerti come tributo e dopo vi dico per chi. Pensil Pluma, effetto, riveli un mostro rituale. Evochi sempre lei un mostro incantesimo dal deck. Se è evocata dal deck vi aggiungete un mostro rituale dal cimitero alla mano. Questo qua si usa proprio in casi estremi se avete finito tutto. Poi due copie di Bookstone. Effetto di Bookstone, rivelate una magia rituale, evocate lui e un altro mostro incantesimo dal deck. Oppure se è evocato specialmente dal deck, prendete una magia rituale dal cimitero alla mano. Anche qua se avete finito tutto. Nella mia versione che ho sulla realtà, quella di riserva, cioè quella... come si può dire? Quella arrangiata. Ecco, arrangiata oppure... D'emergenza o di... per avere quelle carte che ha... Ok, se non mi viene il termine esatto, però fa niente. Senza averle proxate, gioco senza averle dal vivo, un candle bambola ce l'ho io, l'altro è proxato perché comunque è essenziale nel mazzo. E talismanda ce l'ho entrambe proxate, mentre ho un pensil pluma e un bookstone. E al posto di un pensil pluma e un bookstone gioco due buco nero, che comunque ce l'ho qua nel side deck. Adesso è stato, non è più limitato, quindi anche qua adesso lo inserirò nel side deck, perché comunque lo attivate e non vi distrugge Drago Caos Massimo, attaccate diretto con 4000. E di tutte queste carte qua sono praticamente tutte essenziali, tranne Pensil Plume e Bookstone, che potete giocare anche in una copia. Magari anche Drago Caos Occhi Blu, che è abbastanza costoso, se volete potete anche non giocarlo. Poi alla fine del video magari spiegheremo più o meno il budget che serve per farsi tutto questo mazzo partendo da zero. Drago Caos Massimo costava, non so, 5-6 euro, io l'ho pagato mi sembra 50 centesimi a copia. Quindi niente di che. Abbiamo Zaborg e Mega Monarca. Dico subito che io l'ho sostituito con tre copie di Manju dalle 10.000 mani, che è praticamente l'unica evocazione normale che faccio. Lo evocate, un mostro da 1.400 di attacco, mi sembra 1.000 di difesa, livello 4. Il suo effetto dice che quando questa carta viene evocata vi aggiungete dal deck alla mano o un mostro rituale o una magia rituale. Qui non l'ho messo perché comunque ho tutti gli incantesimo che sono più rapidi da utilizzare dato che li evochi specialmente. Zaborg e Mega Monarca, puoi evocarlo tramite tributo, prendo come tributo un mostro offerto come tributo, cioè evocato tramite tributo, però non lo faccio mai in questo mazzo. La parte più interessante è che se evocato tramite tributo puoi scegliere come bersaglio un mostro sul terreno e lo distruggi. Bisogna scegliere sempre come bersaglio lui stesso. Se quel mostro era un mostro luce, lui infatti è un mostro luce, tutti i giocatori, ma entrambi i giocatori, scusate, mandano quanti possibili mostri dal loro extra deck al cimitero, ma non più del livello originale del mostro distrutto. Quindi in questo caso 8. E se questa carta era stata evocata tramite tributo, offrendo come tributo un mostro luce, puoi scegliere tu le carte che il tuo avversario manda al cimitero dell'extra deck, ovviamente senza guardarle. Quindi la maggior parte delle volte fate Candle Bambola, Talismander, avete lui in mano e in effetto è una roba devastante, perché offrite come tributo loro due, evocate lui, lo targettate, lo distruggete e mandate senza vedere 8 carte dell'extra deck dell'avversario al cimitero, e comunque potete bloccare tantissimi mazzi. E poi 8 carte dal vostro al cimitero. Quindi qua passiamo appunto all'extra deck. Abbiamo inizialmente lui che se viene mandato al cimitero potete aggiungere un mostro rituale o una magia rituale dal deck alla mano, quindi capite che è molto utile in questo mazzo. Poi abbiamo lei che invece se viene mandata al cimitero potete scegliere come sarà una carta sul terreno e la distruggete. Quindi se fate questa combo potete aggiungervi due magie rituali e un mostro rituale, o viceversa, oppure tre magie rituali o tre mostri rituali. Distruggete tre carte sul terreno dell'avversario e lui invece se viene mandato al cimitero potete scegliere un bersaglio un'altra carta e rimandate entrambi nel deck. In questo caso lui va nell'extra, selezionate un altro di questi mostri e torna anche lui nell'extra, magari per rifare dopo la combo, magari mandate lui e così vi aggiungete un altro mostro, una magia rituale. Poi gioco tre di simulatore di effetto, sono molto forti nella realtà, o loro, non ho Ash, mi piace giocarli. Durante il main phase dell'avversario potete è un effetto rapido, potete mandare questa carta dalla mano al cimitero, scegliete come avversario un mostro con effetto che controlla l'avversario, annullate l'effetto. Quindi è molto utile, magari l'avversario mette un mostro che fa partire la combo, annullate l'effetto e l'avversario non può più fare niente, se ha una brutta mano, oppure comunque dovete fargli sprecare più carte.
Passiamo al reparto delle magie. Abbiamo tre copie della melodia. Scartate una carta e prendete due mostri, fino a due mostri, scusate, con attacco di 3000 o più e difesa di 2005 o meno dal deck alla mano. Quindi potete prendere drago bianco o i mostri rituali. Poi c'è forma del caos, che serve per evocare tramite rituale i nostri mostri. Potete evocare tramite rituale appunto i mostri, tributando mostri dalla mano o terreno, o bandendo drago bianco che blu dal cimitero, i cui livelli siano pari al livello del mostro caos. Qua Black Luster Solid, che mi sembra che sia del mago nero che volete evocare. Quindi la maggior parte delle volte bandisco drago bianco dal cimitero. Carta avanzata del rituale, sempre tre copie. Potete evocare tramite rituale un mostro, mandando un mostro normale dal deck al cimitero, il cui livello sia pari al mostro che volete evocare. In questo caso mando al cimitero drago bianco, quindi preferisco utilizzare prima lei, mando drago bianco e poi forma del caos, così lo bandisco. Poi tre copie di scambio creature, che è potentissima in questo mazzo, permette di fare one turn kill. Praticamente la avete tattica di cui parlavo prima. Avete lei in mano, fate la combo dell'incantesimo, evocate drago caos massimo occhi blu, iniziate per secondi. Cosa fate? Attivate, l'avversario vi dà uno dei suoi mostri, voi vi date, cioè gli date un incantesimo che avete messo in difesa, perché ovviamente hanno 0 di attacco e 0 di difesa. Poi attaccate con drago caos massimo occhi blu, che vi ricordo fa danno perforante doppio, 8000, finita la partita. Quindi è molto potente. Poi due copie di scatola magica, mistica, non mi ricordo com'è in italiano. Scegliete come bersaglio un mostro che controllate voi e uno che controlla l'avversario. Quello che controlla l'avversario lo distruggete, quello che controllate voi glielo date. Quindi è come scambio creature. Quindi stessa cosa di prima, attaccate l'incantesimo e fate 8000 di danno. Due, chiamata dal cimitero, che questa qua è un po' come il simulatore d'effetto, non ha lo stesso effetto ovviamente, però serve a quello, stessa utilità per fermare l'avversario. Scegliete come bersaglio un mostro nel cimitero dell'avversario, lo bandite e se lo fate fino alla fine del prossimo turno i suoi effetti sono annullati, sia gli effetti suoi sia quelli sia delle carte che hanno lo stesso nome. Quindi anche qua è molto utile. Ad esempio contro ascesa, se sta per evocare ascesa, bandisco un altro si sta per evocare ascesa, signore divino dei gloriosi tra ad esempio se sta se, ad esempio contro ascesa, se sta per evocare signore divino, bandisco un altro signore divino nel cimitero, lui evoca signore divino, però non mi può bandire nessuno, così annulla l'effetto, non può bandire niente, anche se comunque contro signore divino non può esserci altro come bersaglio caos massimo, però comunque avete capito. Poi abbiamo preparazione dei riti, che serve per aggiungere un mostro di livello 7 inferiore rituale, quindi serve per aggiungere Chelly Slime e per l'effetto ve l'ho spiegato prima, per evocare gli incantesimi dal deck, e dopo vi potete anche aggiungere una magia rituale dal cimitero alla mano. Infine abbiamo lei, che serve per evocare tramite rituale a qualsiasi mostro rituale, devi tributare mostro incantesimo dalla mano o terreno in cui i livelli totali siano pari a quello del mostro che volete evocare. Se nel cimitero potete mandare un mostro incantesimo, una carta incantesimo in generale, in questo caso un mostro incantesimo o che controllate al cimitero, eccetto lei, evocate specialmente un mostro incantesimo dal deck e poi vi aggiungete questa dal cimitero alla mano. Quindi anche questa qua, se proprio non avete niente, potete attivarla, offrite come tributo qualcuno, mandate qualcuno dalla mano al cimitero e evocate un incantesimo dal deck e vi prendete una magia rituale, un mostro rituale. Manca il side, basta. L'extra deck l'abbiamo già visto, manca solo il side deck. Ho messo tre tifoni, soprattutto contro i mazzi che magari giocano carte terreno, ad esempio non so il Trickster, però adesso è stata limitata a uno, quindi non serve neanche troppo. A proposito, andate a vedere il video che abbiamo fatto su cosa pensiamo della banned list, che probabilmente uscirà prima di questo. Poi Ash, altri Endtrap, poi Turbini Gemelli, che è scalato una carta, scegliete come bersaglio due carte magia trap sul terreno, le distruggete, però anche qua non serve molto perché tanto lui non può essere scelto come bersaglio neanche lui o distrutto. E poi un buco nero, adesso ne metterò un altro, esatto, tanto a proposito è stato, non è più limitato, non è più limitato, comunque potete giocarne tre copie. E vi ripeto, se non l'avete ancora visto, guardate il video sui nostri pareri della banned, che vi lascio in descrizione e nelle schede in alto a destra. E adesso faccio uno o due duelli contro qualche mazzo, provo a cercare qualche mazzo del meta per farvi vedere come gira il deck. Dato che questo video è già durato tanto, ve li separo. Lasciate un bel mi piace, raggiungiamo i 75 like per vedere i duelli, 2-3 duelli con questo deck online. Quindi per questo video è tutto, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ciao a tutti. Ciao.